una tabella ordini, ma c'ho anche una tabella dettaglio ordini, giusto? Una tabella dettaglio ordini. Ordini. E qui all'interno avrò innanzitutto il puntatore all'ordine. Avrò il mio bel identificatore unico ID dettaglio ordine. E poi qui dentro che c'è? Ecco il raccordo praticamente. Questo è il raccordo, è la tabella praticamente di raccordo tra gli ordini, cioè la parte fiscale, e gli articoli. Quindi si mette in mezzo. Esatto. Quindi qui dentro io ci metterò un puntatore all'articolo, un PID articolo. Ok? Anzi, si chiama proprio puntatore all'articolo. PID articolo. E poi ci metterò di quell'articolo. Quante ne ho ordinate? Quindi qui dentro, l'articolo ID articolo. Esatto, qui io ci metterò quantità ordinata. Avete presente come è fatto un sito? Ho ordinato 7 computer, quando vado a pagare dicevano 7 sono troppi, cancello, ce ne metto 5. Alla fine è quel 5, quel numero finale che vale. Questo naturalmente, una volta che l'ordine è stato evaso, o è stato fatto, va a scalare, va a scalare la quantità in magazzino. Quindi tutte le volte che salvo l'ordine, che come cliente salvo l'ordine, ho ordinato 5 di questi pezzi, in magazzino ce ne stanno 80, automaticamente sul sito si fa refresh, la gente che naviga non vedrà più scritto 80, ma troverà scritto 75. Giusto? Per questo c'è questo campo qua. Disponibilità pubblico. Questo serve anche per fare in modo che ci sia un certo margine di sicurezza tra quello che ho effettivamente in magazzino e quello che sto vendendo, perché mentre stai a navigare, se hai 50 utenti che stanno a puntare quell'articolo e finisce, questo entra praticamente, questi due fanno, hanno quella quantità di sicurezza, che ti permette praticamente di gestire le cose in tranquillità. Quindi quando praticamente vedremo che si avvicina allo zero, da qualche parte arriverà in qualche ufficio di quel negozio, di quel grande, di quel mall, arriverà un beep praticamente a qualcuno praticamente che riguarda il marketing, ma che gestisce anche il magazzino, dice: guarda, stiamo esaurendo velocemente questo prodotto perché sta tirando parecchio, fa ammazzare la cornetta del telefono e fammela ordinare altri 1000. Quindi la disponibilità, la quantità presente in magazzino e la disponibilità al pubblico insieme ti generano quella sicurezza che ti permette che l'utente non veda zero. L'acciatore dice: hanno l'ordine. Quindi vuol dire che io ho 1000 pezzi in magazzino, ne do disponibilità al pubblico 900, 100 me li tengono di, come soglia di sicurezza, quando vedo che ce ne avanzano 100 come quantità in magazzino, comincia ad arrivare il bingo. Allora comincio a spostarlo, ne sposto 20, un'altra volta disponibile al pubblico, ma domani ne sposto altri 20, no? E quindi come tale, intanto che rifaccio l'ordine al mio fornitore, intanto c'è sempre qualcosa, però mi serve un bip che non sia quando c'è lo zero, perché se quando arriva a zero sono fregato, a quel punto posso fare più niente. Perché se non mettermi in ginocchio davanti al fornitore e farmi mandare il raggio di 5 minuti le cose. Quindi ci sono sempre due cose: la quantità in magazzino, che tipicamente è effettivamente quello che ho, dico, ho 1000, ne voglio rendere disponibili 900, 100 me li tengo di riserva, e quando arrivo praticamente che ne ho consumati 900, quindi arrivo a quel famoso 100, mi comincia a arrivare il bip. Allora io, che sono quello che gestisce il magazzino, risposto, ma intanto se ne hanno ordinati 900 in mezza giornata, ne ho ordinati 1000 per l'altra mezza giornata, tranquillamente. Perché la quantità, noi la quantità presenza in magazzino l'abbiamo usato come small int, giusto? Io vedo small int, disponibilità al pubblico int. Ah, cioè, sono convertiti? No, mi sa che no. Allora sì, l'ho sbagliato io, perché mi sa che doveva essere uno, in teoria potrei mettere tutti e due uguali. Cioè, qual è la quantità che deve essere più grande dell'altro? La disponibilità al pubblico. La disponibilità al pubblico, sì, l'ho invertito io. No, dico small int è
un numero più grande di int. No, small int è da 0 a 255. No, allora, tinint è da 0 a 255, small int è da 0 a 16.537, cioè, 2 alla 16. 2 alla 16. Int è 2 alla 32 e big int è 2 alla 64. Più grande. Quindi bisogna dover invertirli i valori dei campi. Ah, quindi bisogna invertirli. Potrei anche metterli uguali. Però la regola è quello in magazzino deve essere sempre di meno rispetto a quello che vede l'utente. Disponibile, sì. Poi che con l'unità di misura che utilizzate non cambia nulla. Se no, mettete tutte e due int è uguale, va bene uguale. Uguale. Io l'avevo suggerito però per farvi vedere la differenza e l'ho invertiti. Ok. Allora, questo quindi, quanti puntatore all'articolo e quantità ordinata mi termina il dettaglio ordine. Quindi io mi aspetto che questa sia la tabella di raccordo tra la parte fiscale sì. E la parte, diciamo, proprio... Quindi tra l'articolo e l'ordine. E l'ordine. Quindi io mi aspetto che praticamente dettaglio int, dettaglio ordine, scusate, sia qualcosa che sta qua. No? Dettaglio ordine sì. È una cosa che sta qua. Ordine è una cosa che sta superiore al dettaglio ordini e così via. Che manca? Manca la fattura, giusto? Ma che differenza c'è tra un ordine, avete mai visto un ordine, no? E la fattura? Sì. Poco. La lista degli elementi, cioè degli articoli contenuti nella fattura, ovviamente è la stessa dell'ordine. Che sia stato stralciato o meno, no? Che qualche articolo sia stato poi alla fine non lo voglio più o meno. Ma poi alla fine è la stessa cosa, giusto? Quindi in teoria io posso fare due cose. Tipicamente dipende molto dal cliente come gestisce, ripeto, la parte fiscale. O faccio un altro blocco di tabelle che chiamo praticamente fattura e dettaglio fattura, che sono praticamente la prima avrà un ID fattura. Un progressivo della fattura. Voi sapete adesso che con la fattura elettronica nel 2017 sarà obbligatoria per qualsiasi cosa. Non si scappa, pure voi che vedete per corsi che dovremmo fare la fattura elettronica. Non si scappa. Quindi come tale il progressivo, per esempio, della fattura elettronica non è un progressivo che si ripete ogni anno parte da uno, no? Noi l'abbiamo iniziato a fare la prima nel 2014 e stiamo a un tot numero nel 2015. Nel 2017 questo numero sarà aumentato, no? Quindi là bisogna capire un attimo bene come funziona la legge, prima cosa. Poi ci vuole naturalmente un altro campo che è la data della fattura, che potrebbe anche essere diversa dalla data dell'ordine, perché conta se sei un utente finale che ti mandano il pacco con la famosa bolla d'accompagno, che non è nient'altro che un ordine con sopra scritto documento di trasporto, e c'è poi la fattura allegata. Quindi tipicamente data dell'ordine e data fattura sono le stesse. Ma per un'azienda tipicamente dipende dall'accordo che c'hai te con il tuo fornitore. Potrebbe essere pagamento cash, quindi sicuramente la data della fattura c'è la stessa data di ordine, poi potrebbe essere 30 giorni fine mese data fattura, data ordine oppure cose di questo genere. Quindi ti arriva oggi, il mese finisce il 30, tu devi pagare la fattura ti arriverà il giorno 30 e tu poi scaderà dopo 30 giorni, 60 giorni, a seconda di che rapporto c'hai con il tuo fornitore. Però vedete, c'è anche praticamente, non esiste una data evasione della fattura, in teoria potrebbe anche esistere quel famoso 30, 60, 90, 120, 180, qualcuno lo applica, altri lo mettono direttamente dentro la descrizione della fattura, no? E poi naturalmente ci deve essere il dettaglio della fattura, che è una replica praticamente del dettaglio dell'ordine, dove a fianco però ci sta pure messa l'IVA, il totale, tutto quanto. No? Quindi qua dovete decidere voi, o se si aggiunge in maniera intelligente determinati campi in tutte e due praticamente le tabelline, o se ne crea una duplicazione con un nome diverso. In teoria non dipende da voi, dipende dal cliente, come gestisce le cose. Se vuole che il magazzino sia completamente separato dalla parte di marketing, dalla parte amministrazione, fate due cose separate, perché poi diventa troppo complicato, faccio vedere questi campi a questo e non li faccio vedere a quell'altro. Se no, magari anche se è messo tutto quanto insieme. Cioè, se io volessi mettere tutti insieme,
Qui dentro io ci aggiungerei i campi, ma adesso io ce li metto così, ci metterei un PRG fattura. Per esempio io le fatture, noi qui dentro le facciamo sempre progressivo della fattura, numero documento, tipo documento, fattura, progressivo, numero 270/l'anno. Quello è il nostro progressivo, ok? Poi quando comincia il primo gennaio noi facciamo uno, progressivo fattura 1 più 2016. Guardate le fatture che abbiamo fatto per rendere conto come vengono fatte. Quindi c'è un progressivo fattura che non è un numero previsto, ma questo è un alfanumerico. C'è sicuramente una data fattura. C'è sicuramente, in teoria non si dovrebbe fare, perché i campi calcolati non si dovrebbero mai mettere all'interno di un database. I campi calcolati dovrebbero, come dice il nome, dovrebbero essere calcolati al volo. Però qualcuno qui dentro ce lo mette praticamente, ovvero ci mette praticamente l'imponibile totale, l'IVA, ma non messo come percentuale 22%, ma proprio il valore. Ho speso 2.500 euro, l'IVA quant'è? La media tra 22, 4, 10, quello che cavolo è, alla fine esce un totale dell'IVA, si mette qui dentro e poi ci mette un totale, ok? È proprio il totale della fattura. In teoria non si dovrebbero mettere questi campi, perché se uno si legge praticamente le 12 regole di code, dice che i campi calcolati non dovrebbero mai essere inseriti nel database per risparmiare spazio. Io diciamo mi sono accorto che nel corso degli anni alcune regole vanno un pochettino viste con una benda sull'occhio, perché così ti sembra, facilita molto più la vita, diciamo, perché un conto se io devo andare a fare delle statistiche sul venduto e su quanto è incassato, un conto che devo andare a chiappare i dati su due tabelle che contengono, come quelle della Buffetti, contenevano 10 milioni di euro, perché la Buffetti vende dalla penna singola al computer, e quindi se vende un pacco di 10 penne, quello è un articolo. Con 65.000 negozi sparsi in tutta Italia, potete immaginare a fine del mese, esatto, potete immaginare quante fatture mette la Buffetti. Allora, conto andasse a fare dei conti andandosi a pescare i dati solo da una tabella, ancora ad essere a pescare da due o più tabelle facendoli a volo. E poi nel dettaglio dell'ordine, qui io ci aggiungerei tranquillamente, ci aggiungerei il costo, l'eventuale costo scontato, che sarà praticamente il risultato. Ho acquistato 10 scatole di penne che costavano 1 euro l'una, 10 euro, ma siccome sono cliente affezionato c'è uno sconto del 4%, quindi c'è il costo 10, il costo scontato sarà 4% in meno, e quindi là ci metto un'altra cosa. E poi soprattutto ci metterei, ma questo più che metterlo qua lo metterei sopra, perché è una questione a livello di ordine, stato, riga, ordine, che è un campo booleano. Allora, l'ordine può essere evaso, non evaso, annullato, parzialmente evaso. Quando è parzialmente evaso, due sono i casi. O praticamente chi ha fatto l'ordine in qualche modo si è trovato nella situazione che alcuni pezzi non c'erano in magazzino, quindi diciamo, ho ordinato tre computer e tre monitor, purtroppo per qualche motivo nel coso ci sono solamente due monitor, allora io te ne mando tre computer, due monitor, quindi quell'ordine mi rimane aperto, parzialmente evaso, perché vuol dire che te devo spedire un altro monitor. O potrebbe anche essere che io ho fatto l'ordine oggi, poi sono per le leggi che c'è nello Stato italiano, ma nella Comunità Europea, stasera, prima di mezzanotte, che ne so se quello è il limite, ho detto no, guarda, non mi compro più il computer del 3 monitor, compro due computer del 2 monitor. Quindi vado e annullo praticamente una riga dell'ordine. Quindi qui dentro ci sarebbe stato computer 1, computer 2, computer 3, quindi come tale, il terzo computer l'ho annullato. Però non lo cancello dalla tabella ordini, perché mi serve per le statistiche.
Io quando ci lavoro con queste cose ho sempre bisogno di mantenere tutti i dati dentro il database, quelli che sono andati a buon fine e quelli che non sono andati a buon fine, perché il reparto statistiche, alla fine del mese, rivediamo un po' come sono andati gli ordini sto mese. All'inizio hanno ordinato 500 prodotti di questo tipo, poi alla fine ne hanno disdetto l'ordine 100, perché se non avessi questa informazione ancora memorizzata dentro, l'avessi cancellata, proprio fisicamente cancellata con l'istruzione delete, non potrei fare queste statistiche, quindi mi verrebbe a mancare un pezzo di informazione. Quindi scusate se insisto su questa regola, non si cancella mai nulla nel database, si annulla, si possono utilizzare 2-3 livelli di annullamento. Per esempio, quando si fa un caricamento dei dati dall'esterno, cioè degli articoli da un vecchio sistema a un nuovo sistema, si mette lo stato del prodotto come campo booleano, cioè se esiste o meno in magazzino, ma si può mettere anche un altro record che vede solamente l'azienda, il record è buono o non buono, nel senso durante il caricamento dati c'è qualcosa che è andato male o non è andato male, mai cancellarlo fin quando non sei sicuro che le cose sono andate male, allora ci metti campo booleano, stato del record che riguarda solo noi, azienda, non il cliente. Quindi abbondate quanto volete con i campi booleani, perché non sono mai pochi. Quindi o fate così, quindi questa non diventa più una tabella ordini dettaglio ordini, ma diventa una tabella ordini underscore fatture dettaglio ordini underscore fatture, perché trovate tutte qui dentro, oppure vi dovete fare due tabelle separate, due gruppi di tabelle separate. E scoprite qual è giustamente il campo da legare, che legherà sarà l'ID dell'ordine, giusto? Perché io dall'ID dell'ordine posso dedurre tutto il contenuto dell'ordine, ok? Questo è il modo più semplice, che va bene per piccoli negozi, tipo boisterie, sai queste cose qua, negozi, piccoli negozi di scarpe, non per grosse esigenze dal punto di vista della gestione amministrativa e fiscale del marco. Se invece andate sopra qualcosa del bollettino un po' più importante, allora là vi chiederanno, no, vogliamo una gestione separata, magazzino, amministrazione, quindi mi fai delle tabelle per gli ordini e mi fai delle tabelle pure per le fatture, dove io ci posso scrivere là dentro, posso cancellare qualche fattura a mano in modo da arrivare al fisco, cose di questo genere. Io mi ricordo che feci un programma in clip dove c'era una famosa combinazione di tasti che pria e distruggeva l'archivio, perché la volevano così. O così o un po' meno, come si dice del genere. Allora, questo praticamente è il nostro, il resto del progetto che vi prego praticamente di vedere di terminare, così la prossima volta lo facciamo insieme. Io lo farò come tabelle uniche, voi se volete provateci in tutte le maniere, così vi rendete conto qual è il livello di difficoltà.